perché lui ci fa il panino. Cosa no? c'è di meglio di un panino con la porchetta? Ma dai, cosa c'è? Porchettiamo. Porchettiamo, allora. Porchettiamo è bellissimo. Perché è un termine così molto bello, però rende l'idea di un, insomma, di una roba goduriosa. Il pane per eccellenza è fatto con la rosetta o con la tartaruga per la porchetta. Sì. Oggi facciamo la tartaruga, il pane, il panino, per poi inserirci all'interno la nostra porchetta. Come lo facciamo? Utilizziamo 200 g di semola di grano duro che mettiamo a miscelare con 100 g d'acqua, quindi una piccola parte di acqua della ricetta, e li facciamo riposare per circa una ventina di minuti, in modo che il nostro grano duro inizi ad assorbire bene l'acqua e sia più lavorabile. Darà quella parte anche sofficiosa all'interno del nostro, della nostra mollica. Dopo i 20 minuti andiamo con il nostro lievito fresco di birra, eccolo qua, che sono 5 grammi, andiamo a inserire gli altri 300 grammi di farina tipo zero e continuiamo con quasi tutta l'acqua, avanzandone pochissima, e andiamo a inserire, appunto, con il cucchiaio andiamo a miscelare i due composti. Quando abbiamo degli impasti duri è importante che, anche se sentiamo l'impasto non eccessivamente morbido sotto le mani, continuiamo ad impastare, proprio perché abbiamo bisogno di dare il tempo alla farina di assorbire bene l'acqua. Andiamo con il sale, che sono 10 grammi, e alla fine andiamo con un pizzico di olio extravergine di oliva, 15 grammi, che facciamo assorbire piano piano, e questo impasto dovrà lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente. Sì, scusami, io capisco tutto, no? Perché vedo il pane, eccetera, però... Dov'è la porchetta? Dov'è la porchetta? Cioè, nel senso, no? È proprio qua che ti volevo, sta arrivando. No! Ah! La porta Gian Piero Fava! Ammazza, poggiala qua, guarda! Ah no, no, poggiala qua! Dobbiamo fare il panino, Gian. Dobbiamo fare il Cioè, tu non fai la porchetta, no? Oggi no, fai un'altra... No, io faccio un'altra cosa, questa io l'ho fatta per Fulvio. L'hai fatta per Fulvio perché la porchetta nasce... La userò io. Questo è un pezzo di Roma che ti abbraccia, Antonella, dal profumo, ti fa sentire... Qua tipo solo innamorata la porchetta, Antonio. Ah, ecco, o con la porchetta. O con la porchetta. Dobbiamo andare alla reclama. Oh, che meraviglia, così ne assaggiamo la porchetta. Taglia, dai, reclama. Ecco Marino, la sagra c'è dell'uomo. Caro Fulvio, eccoci. Io inviterei anche naturalmente Giovanna. Vieni, Giovanna, perché lei che ci ha presentato la porchetta girando l'Italia... Esatto, e quindi ci siamo fermati alla porchetta, quindi siamo partiti dal pane, siamo finire con la porchetta, che è una delle grandi eccellenze italiane. Dobbiamo fare il pane che ha la porchetta dentro. Allora, capito? Abbiamo il nostro impasto che deve lievitare. Abbiamo finito il nostro impasto, fatto naturalmente con semola di grano duro, farina di grano tenero. Abbiamo miscelato con 250 grammi d'acqua, abbiamo messo 5 grammi di lievito fresco di birra, olio extravergine di oliva 15 grammi e 10 grammi di sale. Deve lievitare un paio d'ore. Importante però, siccome l'impasto è abbastanza duro, è importante dopo un'oretta semplicemente dare qualche piega di rinforzo, quindi andiamo a lisciare l'impasto sul tavolo in questo modo e lo rimettiamo nella nostra ciotola, lo facciamo lievitare per la seconda ora, quindi 2 ore, e a questo punto siamo pronti per iniziare a fare i nostri panini. Quindi con pochissima farina sul tavolo iniziamo ad andare a crearci le nostre pezzature, che dividiamo l'impasto in 6 parti circa, eccolo qua, e facciamo dei panini belli stretti. È importante stringerli molto molto bene, perché devono poi fare diciamo una seconda lievitazione, ma soprattutto poi dobbiamo procedere alla formatura proprio del più che alla formatura, proprio allo stampo. Prendiamo queste pezzature di pasta e le mettiamo a riposare. È anche il tipico cibo da stadio, la porchetta. Esatto, eh? Sì. Prima, poi, di entrare allo stadio, tu ne sai qualcosa, perché ti portano allo stadio. Sì. E poi ce l'abbiamo in tutta Italia, no? Certo, che sia nata a Norcia o ad Ariccia, prima ce l'ha portata il nostro Giampiero, ma anche a Bologna, ai tempi del Medioevo, c'era proprio una festa dedicata alla porchetta, ed è proprio un prodotto che abbiamo solo noi in Italia e che ci invidia proprio tutto il mondo. Le facciamo quindi lievitare queste palline per 1 ora a temperatura ambiente, vedi che si allargano bene, e poi che cosa facciamo? Procediamo
alla stampatura che può essere fatta. Perché allora, dobbiamo fare la tartaruga. Esatto, vedi, io mi prendo la mia pallina, la posiziono qua, metto pochissima farina sopra. Allora, possiamo acquistare online anche questi stampi proprio per, okay, per la diciamo, lo stampo della tartaruga e semplicemente li schiacciamo. Vedi, questo è facilissimo. Esatto, sì, sì, dobbiamo proprio andare a metterli. Anzi, vuoi intanto tagliare un po' la porchetta? Vieni, dai. Porta. Non devi, vedi, mangiarla, la devi tagliare. Li andiamo a stampare. Oppure possiamo anche fare lo stesso lavoro a casa con il coltello. Al contrario. Al contrario, guarda. Ce le andiamo a di qua e di là. Naturalmente verrà molto più, diciamo, artigianale, ma sicuramente bene, il risultato, guarda, è lo stesso. Sempre al contrario. Al contrario, sì, le mettiamo, un pochino di farina. Voglio provare a schiacciare questo, schiaccia. Mi piace. È anche un antistress. È un antistress. Andiamo, vedi, vai, fanne un'altra, fanne un'altra. No, mi... Mi di... fanne fa... Vieni qua, Gio, fanne. Vai, Gio, fanne una anche tu. Prova, perché è un antistress interessante. Ah, sì. È bello, è bello, eh? Andiamo a, a riposizionare al contrario. Facciamo l'ultima, dai, l'ultima la facciamo con il coltello. Coltello a lama al contrario, no? Andiamo proprio a schiacciarla così. Non devi mangiare! Guarda! Guarda, guarda! Sembra il mio cane Poldo. Poldo, hai mangiato? Mi è venuto male dei denti, eh? Sì, gli è venuto male. Com'è Alfio, buona? Alfio! Vittorio! E poi... Buona. Non mi freghi più. Queste pezzature Smettila. Devono riposare per circa 20 minuti al contrario, poi quando siamo pronti per andare in forno le giriamo. Le rigiriamo nella, esatto, dalla parte della tartaruga. Sì, non ci preoccupiamo se sono... Se le vediamo tu la tartaruga basse. Non ce l'avrai mai, Alfio. Le andiamo... Ce l'ha rovesciata. Ha rovesciata, sì. Esatto. Rovesciata. Le andiamo a posizionare in forno a 200... A 250 gradi per 18 minuti. La porchetta ci sta... andando comunque, a Ruba con allora, noi ve lo proponiamo con la porchetta, ma le tartarughe sono comunque dei panini meravigliosi, i miei sì, preferiti. Sono fantastici. Allora, guarda qua, Alfio, ma tu non vuoi venire oggi perché qua ci sono gente in piedi. C'è un po' d'affollamento. E la facciamo. Un Alfio di troppo. Però. Guarda, ne facciamo una proprio classica. Bravo però, eh. Con sì. Sei la porchetta e basta, guarda che bella, che meraviglia. E poi ne fai uno gourmet. E poi ne facciamo una, brava, no? Ma più che gourmet, un po' come... Che è un po' la, insieme a quella classica, la più venduta alla sagra, no? Alla sagra com'è? Allora, porchetta. Praticamente viene messa, ed è una tradizione un po' siciliana, giusto Giovanna, questa? Sì. Andiamo a metterci, io ho fatto andare della cipolla caramellata al forno con un po' di zucchero, bravissima. Voi allo stadio mangiate questa, Giovanna? No, mamma mia, no. Che bella. Perché sai, quindi mettiamo la classica, un po' di cipolla, poi andiamo a metterci, sua maestà, la porchetta sopra. Che taglio qua? No, poi, basta. Secondo me. Poi un po' di finocchietto, quindi insieme che dà proprio l'accompagnamento, e un po' di limone. Limone come sulla panella, come sulla pizza, panella. Andiamo a chiuderla. Questa la vuole Lorenzo di sicuro. Adesso la tagliamo, certo. Allora, oh, guarda che bella. Una un pezzo no, Giovanna. No, ecco la cipolla. La cipolla agli uomini. La cipolla agli uomini e io vado al telefono.